God Save the Wine, il profumo del vino. Siamo in un borgo medievale bellissimo, quello di Castello di Volpaia, anche se stasera, ok, siamo a Fiesole, ma da Volpaia con Federica abbiamo fatto una puntatina in Maremma, giusto? Perché un bianco nel Chianti Classico era un po' troppo strano, e allora invece sulla costa... Certamente. Allora, questo è un progetto nuovissimo, del 2007. È un 100% di Vermentino, quindi il Vermentino qual è il miglior posto se non la costa toscana? E, assolutamente senza invecchiamento in legno, quindi rimane questa freschezza dell'uva del Vermentino, credo. Però lascio al maestro. Beh, no, maestro, ma comunque dopo un po' che si assaggia Vermentini, diciamo, è sempre fa fatica a trovare, sempre in Toscana, Vermentini freschi, sapidi, diretti, no? Sono sempre un po' troppo muscoloso, troppo pesanti. Invece questo effettivamente è un Vermentino che sa di Mediterraneo, di salvia, di rosmarino, qualche frutto bianco, ma molto leggero, delicato, e soprattutto in bocca c'ha una piacevolezza, una freschezza notevole, al limite dello spigoloso con questa bella freschezza, però direi che è proprio quello che il Vermentino, probabilmente non siamo abituati dopo anni e anni di Vermentini rotondi, però il Vermentino è più questo, no? Il Vermentino è quello che apre il pranzo, no? E quindi ti deve dare quel tocco di freschezza che ti porta la salivazione e ti porta voglio mangiare qualcosa, voglio bere un bicchiere di vino in più. E quindi chiaramente il pasto va avanti, dopo il Vermentino prima o poi arriviamo ai rossi, no? E quindi qui giochiamo in casa. Torniamo nella tradizione di quella che è Volpaia, e quindi siamo a 600 metri di altitudine, lì eravamo neanche a 60 metri di altitudine. Quindi siamo due mondi totalmente diversi. Abbiamo, vuoi avvinare? Sì, vabbè, avviniamo. Avviniamo un secondo. Vai. Lo avviniamo perché soprattutto sui bianchi hanno dei profumi sempre molto intensi, e quindi anche se il Chianti Classico ha un profumo intenso, ovviamente rischia di essere coperto un po' dal Vermentino. Allora, in questo caso qua è un Sangiovese con un 10% tra Merlot e Syrah, quindi hai quel tocco che te la arrotonda un pochino, quella spezzatura del Syrah che ti intriga un pochino, e abbiamo un invecchiamento di 12 mesi. In botte grande. Questo tocco di Syrah non ve lo immaginate coprente, anzi assolutamente, direi che qui si sente bello il Sangiovese di Radda, si sente la scheda, sì, forse probabilmente qualche nota di frutta un pochino più matura, un pochino più scura, un pochino più sul cassis, però direi che prevale comunque la ciliegia, il lampone del Sangiovese bello fresco e bello giovane, quindi un vino fresco e scattante come sono tanti Chianti Classico di Radda, e che potrebbe essere un buon introduzione al territorio. E poi ovviamente Volpaia Chianti Classico e quindi anche riserva. Certamente, in questo caso qua è un 100% di Sangiovese, quindi qua cosa facciamo? Selezioniamo quelle che sono le nostre migliori uve, andando in giro proprio per le nostre vigne, i filari migliori portiamo in cantina e saranno quelle che potranno invecchiare per 24 mesi. È proprio per questo che abbiamo scelto di fare un 100% di Sangiovese. Beh, questo è 100% Sangiovese, quindi le note sono più sulla ciliegia, il durone, l'amarena, note in questo caso quasi balsamiche, pepate, del tabacco, note quasi di rosa, un vino molto intenso come il naso, e anche con qualche leggera nota di legno che però in bocca sparisce, restituisce l'eleganza più che la corposità, no? Più che la potenza, direi un grande vino, una grande eleganza. Bravi, perché effettivamente il Sangiovese così è... Grazie, un po' anche la caratteristica di Volpaia, vista la sua altitudine, che ha sempre questa finezza e questa eleganza, un po' anche come mia madre, penso. Quindi ringraziamo anche lei, visto anche lei. Che God save the wine. Grazie mille Andrea per...